di OK Italia parliamone, le imprese italiane, chi più chi meno, sono state tutte quante colpite dal lockdown imposto a seguito della pandemia del Covid-19. Chiedono queste imprese a gran voce aiuti per ripartire, da una parte aiuti in termini di liquidità e di ammortizzatori sociali, dall'altra aiuti concreti per far decollare nuovamente l'attività. Oggi abbiamo ospite di OK Italia Parliamone per parlare di imprese, di sviluppo e di economia, il segretario generale di Union Camere, Giuseppe Tripoli. Buongiorno Tripoli. Buongiorno, buongiorno. Tripoli, in questo periodo di emergenza le Camere di Commercio si sono da subito adoperate prima di tutto per continuare ad erogare quei servizi necessari per sostenere gli imprenditori, ma avete anche messo in campo numerose nuove altre iniziative. Penso ai webinar per la formazione gratuita a distanza e anche agli sportelli di ascolto per tenere alta l'attenzione sui principali bisogni delle imprese. Che risposte avete avuto su queste iniziative messe in campo? Dunque, intanto la prima cosa che abbiamo fatto come Camera di Commercio è mettere in digitale, a distanza, tutti i servizi usuali delle Camere di Commercio. In questo siamo stati facilitati dal fatto che le Camere e l'amministrazione pubblica sono l'amministrazione pubblica che da più a lungo tempo hanno investito sul digitale, sul telematico, e l'amministrazione pubblica più informatizzata d'Italia, questo sicuramente. Questo ci ha facilitato nel realizzare, nello spostare a distanza tutti i servizi, anche quelli residui, salvo proprio quelli pochissimi che necessitano di una presenza fisica dell'imprenditore per ragioni strutturali. A questo abbiamo aggiunto una serie di servizi che hanno aiutato le imprese in questa fase, creati per l'emergenza o focalizzati sull'emergenza. Lei citava giustamente i webinar. Noi abbiamo messo attraverso i PID, che sono i punti impresa digitale, che sono delle strutture che ci sono presenti uno in ogni Camera di Commercio, abbiamo messo in condizione gli operatori di potersi spostare anch'essi sullo smart working, utilizzare i canali del digitale, i canali del e-commerce, che in questa fase era essenziale per loro. Abbiamo realizzato da questo punto di vista una serie di tutorial, di webinar, sono oltre 80.000 le imprese che hanno utilizzato i tutorial, sono 5-6.000 le imprese che hanno partecipato ai nostri webinar. Sono strumenti facili, semplici, pillole di formazione e di informazione che hanno aiutato però gli imprenditori, soprattutto i microimprenditori, i lavoratori autonomi, a districarsi in questa faccenda dello spostamento a distanza anche delle modalità organizzative del loro lavoro. Molto bene. Ormai è chiaro a tutti, Tripoli, che si tornerà ad una nuova normalità. Non potremo più pensare di tornare alla normalità a cui eravamo abituati prima. Ed anche il mondo del lavoro dovrà necessariamente adeguarsi a questi cambiamenti. Uno di questi cambiamenti, diciamo, epocale per il nostro paese è proprio lo smart working, che ad esempio sarà qualcosa con cui tutti dovremmo imparare a convivere, così come anche un altro aspetto importante è quello dell'e-commerce, che in questo momento di difficoltà, di blocco, di impossibilità di uscire, ha preso sempre più piede. Per le imprese interessate ad attrezzarsi in tal senso, cosa avete previsto? Allora, io direi così, che secondo me il canale dell'e-commerce, il canale del digitale, che fino ad oggi era una grossa opportunità per le imprese, è diventata effettivamente una necessità, anzi una stretta necessità per muoversi non solo in queste settimane, ma nelle settimane prossime e nel prossimo futuro. Avere, per esempio, entrambi i canali di vendita per le aziende tradizionali, quindi oltre a quello fisico, anche quello virtuale, quello telematico, sarà fondamentale, perché aggiunge la possibilità di raggiungere mercati e clienti che altrimenti non sarebbero raggiunti. Ecco, questo secondo me è una chiave per certi versi che segnerà un cambiamento storico effettivamente importante per il sistema produttivo italiano. Noi stiamo aiutando le imprese, come dicevo, con strumenti come i webinar, come una serie di video, come una serie di possibilità di incontro, con delle stazioni, dei punti di ascolto, di supporto e di assistenza attiva, da questo punto di vista. Poi abbiamo messo in campo degli accordi, ne abbiamo appena definito uno con Google. Attraverso di noi, Google, attraverso i nostri digital promoter, che sono 200 giovani che operano nelle Camere di Commercio molto skillati sui temi della digitale,
attraverso di noi verranno raggiunti i piccoli imprenditori, verranno fatti dei corsi di formazione, verranno aiutati ad introdursi anche sulle piattaforme. Ci sono dei grandi operatori come eBay, per esempio, che ci hanno messo a disposizione, noi l'abbiamo messo a disposizione delle piccole imprese, delle opportunità, delle possibilità collegate a questi mesi, ai prossimi mesi, per cui chi vuol farsi la vetrina virtuale può farla più facilmente spendendo di meno e avendo un supporto attivo, più forte da parte nostra e da parte di eBay. Ecco, sono tutte possibilità, strumentazioni che si aggiungono, dicevo, a quelle tradizionali nostre, che aiutano poi gli operatori a lavorare a distanza, a fare anche lo smart working. Noi, tra i servizi che abbiamo messo, per esempio, totalmente sul digitale, ci sono quelli relativi ai contatti che le imprese hanno con la pubblica amministrazione. Abbiamo chiamato cassetto digitale. Un imprenditore ha, diciamo, un'app attraverso la quale può consultare tutti gli atti che riguardano la sua azienda, se una società, per esempio, i bilanci, oppure le anagrafiche, le visure, le cosiddette visure, tutto facilmente da casa, da un'app. E stiamo costruendo il fascicolo di impresa. Il fascicolo di impresa, che è già operativo, ci sono centinaia di migliaia di fascicoli e di atti già depositati, registrano tutti gli atti, le pratiche, diciamo così come si usa dire, le pratiche che un'impresa ha con la pubblica amministrazione, sono tutte depositate sul fascicolo e al fascicolo un'impresa attraverso il cassetto digitale può accedere senza muoversi da casa. Sono tutti strumenti e opportunità che aiutano la possibilità di lavorare a distanza. Ma su questi fascicoli chi può accedere? Soltanto l'impresa interessata o anche soggetti terzi? La pubblica amministrazione, perché il vantaggio fondamentale del fascicolo sarà quando sarà completo, che nessuna pubblica amministrazione poi verrà a chiedere atti che ha già in suo possesso o a fare controlli presso un'impresa se gli atti sono già stati depositati sul fascicolo d'impresa. Quindi sarà un'operazione di semplificazione importante, non a caso non l'abbiamo proposta e stiamo proponendo adesso al governo di tenerne conto in modo importante nel provvedimento che sta per varare sulle semplificazioni. È un tema molto sentito dalle imprese, perché per un'impresa avere dei controlli su atti che sono stati già depositati, che sono in possesso della pubblica amministrazione o che sono facilmente accessibili alla pubblica amministrazione, è effettivamente un costo, un onere che viene considerato insopportabile. Così come un altro passaggio che stiamo facendo, che abbiamo già avviato con Accredia, è quello di depositare sul registro delle imprese, di segnare sul registro delle imprese, impresa per impresa, tutte le certificazioni che l'impresa ha ottenuto. Su quelle certificazioni è inutile richiedere ulteriori documentazioni, ulteriori accreditamenti, eccetera. Ci sono già sul registro delle imprese. Se qualcuno, pubblica amministrazione, autorità pubblica, è interessato a verificare che quell'impresa sia a posto, può farlo attraverso la verifica sulla certificazione ottenuta dall'impresa. Quindi fate un po' da traino per la sburocratizzazione e la digitalizzazione, sì, di tutte le pratiche, di tutto ciò che dovrebbe fare anche lo Stato. Io penso che per le imprese la Camera di Commercio sia veramente non solo la nave scuola per tanti aspetti di questo tema della digitalizzazione, ma sia effettivamente l'avanguardia della semplificazione, e possa esserlo di più se il governo deciderà di puntare di più sulle Camere e di superare quell'atteggiamento che è tradizionale nella nostra pubblica amministrazione, di guardare, noi non solo nella pubblica amministrazione, di guardare l'attività imprenditoriale con un filo di sospetto. Secondo me bisogna arrivare ad un passaggio in cui all'impresa viene data fiducia, i passaggi sono semplici, chiari, non richiedono molte verifiche preventive, perché poi ci sono i controlli successivi. Si fidano di te, ma tu devi mettere la pubblica amministrazione in condizione di fidarsi di te, quindi avendo effettivamente i controlli, molti dei quali però possono essere ridotti, eliminati, semplificati con la modalità che vi dicevo. Mentre parlava mi veniva da sorridere, perché mi stavo ricordando di quando invece si pensava di eliminare quasi del tutto le camere di commercio, perché ritenute dei soggetti, delle strutture assolutamente inutili, quindi cosa neanche molto lontana nel tempo. Speriamo che sia una stagione passata, una stagione politica passata, perché era la stagione che pensava che semplificando, disintermediando il rapporto tra utenti e decisori di ultima istanza, decisori politici di ultima istanza, si sarebbe semplificata la vita e resa più semplice la vita. Invece si è visto che le realtà intermedie, le organizzazioni intermedie, le istituzioni come le Camere di Commercio, che sono istituzioni intermedie,
che non sono legate strettamente al canale della politica, sono invece un elemento non di complessità, ma di vita della, della società. Sono dei facilitatori, ovviamente. Assolutamente sì. Tripoli, circa un mese fa, in piena emergenza Covid, avete anche realizzato e messo online una piattaforma fatta insieme con Infocamere per aiutare tutti gli imprenditori a districarsi tra i innumerevoli provvedimenti nazionali e regionali diretti al contenimento della diffusione del Covid-19. Quale bilancio mi può dare oggi, a distanza di un mese, di questa iniziativa? La piattaforma si chiama Ripartire Impresa. Noi avevamo visto in altre calamità analoghe, anche se più ridotte, più ristrette, alluvioni, terremoti, che purtroppo nel nostro paese non mancano, che uno dei primi problemi che le aziende, soprattutto le più piccole, hanno dopo questi eventi è quello di sapere, di conoscere, di essere informato sulle provvedimenti che le riguardano, sia quelli di carattere prescrittivo, sia quelli che forniscono delle provvidenze economiche. È sempre un problema per loro sapere esattamente qual è la situazione, che cosa possono fare, quale utilità potrebbe essere stata messa a disposizione dal governo, dalla regione, eccetera. E allora abbiamo pensato, in questo caso, essendo una calamità che riguarda tutto il paese sostanzialmente, più intensamente in alcune zone, ma dappertutto c'è chi ha sofferto e chi sta soffrendo per questa calamità della pandemia, di realizzare una piattaforma. La piattaforma, dicevo, si chiama Ripartire Impresa. Dentro ci sono tutti i provvedimenti a cui un'azienda può accedere direttamente dai siti della Camera, dell'Union Camere, ordinati per settore e per territorio. Quindi posso sapere, se sono commerciante, quali sono i provvedimenti che mi riguardano. Sono oltre quasi 200.000 le pagine scaricate, oltre 18.000 gli imprenditori che hanno accesso, hanno fatto l'accesso alla piattaforma. Molto, molto positivamente, quindi giudichiamo, soprattutto perché era la prima volta che la sperimentavamo, è una piattaforma che si linka con le analoghe fonti di informazione delle istituzioni e delle associazioni di categoria, perché molte hanno realizzato dei punti di approfondimento, perché un imprenditore attraverso la piattaforma è guidato a sapere, a conoscere bene quello che lo riguarda. Molto bene. Sappiamo che il Made in Italy è uno dei punti di forza della nostra economia. Bisogna tornare ad esportare, questo sicuramente è fondamentale. Quale supporto dal sistema camerale alle PMI sulla internazionalizzazione? Credo molto importante. Intanto è un supporto molto importante perché è un supporto che noi strutturalmente diamo soprattutto alle aziende più piccole, che più difficilmente sono servite, supportate dall'ICE, e che in questa fase si sono trovate in grave difficoltà. Abbiamo creato un servizio che si chiama Help Desk Internazionalizzazione, per cui le imprese che si sono trovate in queste settimane in difficoltà hanno potuto rivolgersi alla Camera di Commercio e avere un servizio personalizzato, un'assistenza personalizzata anche telefonica. Perché ci sono dei casi, per esempio, di aziende che avevano dei contratti in essere con operatori esteri, dovevano mandare la merce, non sono riusciti a mandarla. Allora cosa fare? Noi abbiamo messo a punto un servizio col Ministero dello Sviluppo Economico, per cui la Camera di Commercio fornisce all'azienda una certificazione di un ente pubblico, di una fonte pubblica, come sono le Camere di Commercio, che testimonia che quel momento, il motivo per cui in quel momento il servizio non ha potuto essere reso, la merce non ha potuto essere spedita, dipende dalla pandemia, quindi c'è una causa di forza maggiore. Così come abbiamo reso, letteralmente trasportato in casa dell'azienda, la possibilità di fare i certificati d'origine che molte dogane richiedono per i beni che vengono esportati, in questo caso, da aziende italiane. Era un certificato che si poteva fare solo in Camera di Commercio, perché richiede il timbro, così richiesto dalle dogane degli altri paesi spesso, il timbro effettivo, il vecchio timbro di una volta sul certificato. Noi abbiamo superato tutte le pastoie burocratiche per consentire alle aziende di stamparlo e timbrarlo sostanzialmente in casa loro, senza necessità di venire in Camera di Commercio. Abbiamo fornito inoltre con le Camere di Commercio italiane all'estero, attraverso il collegamento con Assocamere, una serie di servizi per conoscere le prescrizioni sanitarie dei diversi paesi, che cambiano ovviamente, sono cambiati in queste settimane, cambiano continuamente, per avere delle opportunità e dei canali diversi da quelli usuali, se quelli usuali si erano bloccati, per avere anche informazioni su canali alternativi o su mercati alternativi. Insomma, l'helpdesk sta funzionando.
Molto bene. Uno dei grandi problemi immediati poi delle imprese a causa appunto dell'emergenza Covid-19 è sicuramente la mancanza di liquidità nelle casse delle imprese. Tante camere di commercio hanno fatto un qualcosa veramente di importante perché hanno realizzato dei bandi specifici. Penso che siamo oltre una trentina di camere di commercio, poi mi darà conferma se questi numeri sono veri o meno. Bandi specifici per coprire i costi dei tassi di interesse dei finanziamenti concessi dalle banche, società di leasing e altri intermediari. Come funzionano questi bandi e quale risposta c'è stata? Allora, il problema della liquidità è un problema enorme. È quantificato dalla Banca d'Italia qualche settimana fa in 50 miliardi, probabilmente più vicino agli 80 miliardi, perché man mano che passano le settimane se ne vede un po' più lo spessore. Quindi un problema che le Camere di Commercio non potevano neanche sognarsi di poter affrontare e risolvere da sole. E allora l'Union Camera ha deciso una linea che è quella di verificare che quali sarebbero state le misure messe a punto dal governo, dall'Europa, sul punto. E una volta verificate quali sarebbero state le misure, verificare quali potevano essere gli interventi delle Camere di Commercio per azzerare o abbattere del tutto il costo, diciamo anche economico, dell'accesso alla liquidità per le imprese. Però ci siamo concentrati su un intervento che è quello di un contributo che viene dato per azzerare appunto il costo degli interessi che le banche chiedono alle imprese, che come sappiamo sono stati anche questi interessi ridotti dagli interventi del governo, ma non azzerati del tutto, e soprattutto sono sensibili anche alla localizzazione territoriale delle imprese. I tassi di interesse al nord, diciamo così genericamente al nord, sono un po' più bassi o notevolmente più bassi di quelli che le aziende pagano per le stesse operazioni a sud. Quindi siamo intervenuti su questo, sono oltre 30 le Camere, che già hanno deliberato sulla base di un bando tipo fatto dall'Union Camere. Alla fine io penso che le Camere metteranno risorse in campo su questa operazione per una cifra intorno un po' superiore addirittura ai 200 milioni di euro. È uno sforzo importante e significativo sicuramente. Sì, penso di sì, soprattutto apprezzato alle aziende più piccole. Le aziende più piccole per le quali anche poche decine, poche migliaia di euro possono essere significative. È vero, il turismo poi è una delle altre nostre risorse forse più preziose. Avete lanciato una proposta per aiutare nello specifico questo comparto, per rilanciare la vacanza in Italia. Lo avete definito il bonus Italia. Di cosa si tratta? La proposta nostra era una proposta di ampia defiscalizzazione basata sulle detrazioni fiscali delle spese che un turista italiano farà se andrà in vacanza in Italia presso le strutture recettive di ospitalità italiana. E anche la proposta nostra comprendeva l'ipotesi di ridurre la tassazione IVA per il settore per quest'anno almeno. Il governo ha scelto una via un po' più tenue, che è andata incontro alle famiglie meno abbienti, probabilmente legata anche alle disponibilità economiche che fino all'operazione che ieri è stata annunciata dalla Commissione nei suoi termini, almeno che quella del Recovery Fund, erano ovviamente legati alla possibilità di indebitamento dello Stato italiano. Adesso probabilmente ci sarà un afflusso di risorse, una parte delle quali potrebbero essere destinate a finanziare in modo più significativo l'operazione sul turismo. E guardi, quest'anno per le molte strutture turistiche è un'annata quasi persa. Molte hanno deciso di non aprire e quindi se non si interviene in modo massiccio con risorse che non possono essere una spina, sarà difficile che il turismo si riprenda o si riprenda rapidamente. Altri paesi ci soppianteranno quando il turismo si metterà in moto, se le nostre strutture non saranno a quel punto funzionali, saranno tutte operative, la nostra offerta non sia cioè esattamente a puntino. Ecco perché secondo noi la nostra proposta, che era più forte di quella fatta nei provvedimenti recenti, se ci saranno risorse bisognerà assolutamente riprenderle in mano. E questo è molto importante. Io ringrazio Giuseppe Tripoli per il suo intervento, ringrazio il sistema camerale perché realmente sta aiutando in questo momento di difficoltà il nostro tessuto imprenditoriale, soprattutto quelle medie, piccole e anche tante microimprese che senza un aiuto, una guida e un supporto rischierebbero veramente di chiudere i battenti delle loro attività produttive. Grazie ai nostri ascoltatori e grazie ancora al segretario generale di Union Camere Tripoli. Grazie. Grazie e arrivederci.